Qui sono a Castelnuovo Rangone, un comune della provincia modenese e primo comparto nazionale per la lavorazione delle carni suine. Qui le autorità sanitarie hanno trovato diversi contagi da coronavirus nei lavoratori di un'azienda attiva nel settore e per contenere il focolaio la regione Emilia-Romagna ha disposto test sierologici a tappeto in tutte le aziende del comparto carni nel modenese. In questo settore la catena del freddo non si ferma mai. Ogni giorno qui arrivano centinaia di camion frigo carichi di carne destinata alle aziende. E può essere proprio il freddo, secondo il rapporto EFFAT, una delle possibili cause alla base della diffusione del virus. Il rapporto spiega inoltre che i lavoratori non segnalerebbero lo stato delle loro condizioni di salute per la paura di perdere il posto di lavoro. Lavoro in appalto, precario, spesso avvolto da situazioni opache e con pochissime garanzie, che porta gli operai a vivere in situazioni difficili. In più hanno delle condizioni contrattuali che sono molto inferiori rispetto magari ai loro colleghi che sono le dirette dipendenze dell'azienda. Cosa significa? Significa che lavorano in appalto, spesso hanno un contratto di lavoro non adeguato e spesso sono legati a società che poi la Guardia di Finanza scopre essere intestate dei prestanomi oppure soggette ad evasione fiscale e contributiva. Secondo Assocarni, il focolaio nel comparto emiliano sarebbe dovuto alle abitudini di vita dei lavoratori stranieri, si legge in un'intervista pubblicata su un quotidiano locale. Focolai di virus sono comparsi in quasi tutti i comparti carne presenti, oltre a quelli italiani, anche in Europa e America, ma anche nel settore della logistica e dell'agricoltura. Come nel caso del focolaio trovato a Mondragone in Campania, che vede numerosi braccianti di origine bulgara impiegati nelle campagne del Casertano. Situazioni diverse con tanti elementi in comune.